Partiamo dalla forza interiore. Dopo l'infortunio abbastanza grave che ha avuto, la capacità di ripartire da una piazza come questa, storica, importante, che ha lanciato poi tantissimi giocatori proprio negli ultimi anni. Sì, sicuramente non era facile, non lo sarà, perché comunque i primi periodi in una piazza nuova, comunque importante, come hai detto te, un gruppo che si conosce da tanto tempo. La fortuna è che questo gruppo, conoscendosi da tanto, una volta che ci entri dentro sei completamente come se fossi qui da anni, come tutti quelli che sono arrivati 5, 6, 7, 8 anni fa. E l'infortunio lo superi grazie anche a questo, sicuramente avere dei compagni che ti danno una mano, ti aiutano e sicuramente dopo il periodo brutto che ho passato era quello di cui avevo bisogno, una piazza seria, importante, con un grande gruppo che sicuramente può solo aiutare. Alla Juventus ti sei allenato e hai giocato con portieri di livello top mondiale. Quali sono i segreti che puoi portare alla Pro Patria dalla Juve? Beh, sono tante cose, ho fatto tanti anni, ho avuto tanta fortuna nel poter avere la possibilità di stare con loro per molto tempo. Farei fatica a contare i suoi diti di due mani, veramente tante cose mi hanno insegnato a livello caratteriale, mi hanno formato tantissimo e tecnicamente sicuramente il lavoro degli allenatori, che sono sicuramente tra i più preparati al mondo, unito a quello che vedevo fare a Buffon, Szczesny, Perin, Pinzolio, Neto, Storari, potrei dirne veramente una quantità infinita. Tanto, spero di continuare a migliorare piano piano, di portare avanti gli insegnamenti che mi porto dietro da quando ho 15 anni e incrementarli con quello che posso imparare qui. È un obiettivo personale e magari anche un modello di ispirazione, appunto. Modello sicuramente Buffon, è sempre stato lui fin da prima che nascessi probabilmente. E un obiettivo personale, ad ora se c'è preferisco che sia dentro di me, nel senso che come abbiamo detto prima ho avuto un lungo periodo difficile e ci sono tanti piccoli obiettivi nella mia carriera, nella mia mente, preferisco che restino dentro e che piano piano, step dopo step, possano realizzarsi. Vero è che sei stato in palcoscenici importanti, altrettanto vero che questa categoria la conosci molto bene. Hai dato uno sguardo al girone, si sta per partire, un girone forte, competitivo e la Pro Patria comunque che si appresta a fare un'altra stagione da protagonista. Sì, credo che come ogni anno, negli ultimi anni almeno, c'è sempre questa idea iniziale in cui, soprattutto quest'anno che c'è un girone veramente molto competitivo, si viene un pochino, tra virgolette, screditati, messi un pochino lì come girone complicato, vediamo quello che si può fare. Io credo che alla fine questa società, questo gruppo, questa piazza abbia sempre portato a casa risultati molto importanti. E sicuramente dovremo lottare perché, come detto, è un girone molto complicato e sarà difficile e lotteremo con tutti noi stessi. Però ci tengo a dire che questo primo mese che abbiamo fatto insieme con il mister nuovo, il gruppo, si è creata veramente una bella cosa interessante e probabilmente riusciremo a dare anche qualcosa in più grazie proprio a questa coesione che c'è nello spogliatoio, quindi credo che sarà un girone difficile, ma allo stesso tempo stimolante, con piazze vere, tanta gente, quindi sarà bello. Dopo anni di Covid in cui si potrà ritornare allo stadio, magari la massima capienza, insomma, sarà bello, sarà divertente, sarà stimolante per tutti noi. Un È appunto un messaggio ai tifosi per chiudere. messaggio è questo, quindi di ritornare allo stadio, dopo il Covid sicuramente tutti abbiamo questa voglia, voi sugli spalti e noi in campo. Quindi ci vediamo allo Speroni e forza Pro Patria.